E al Riviera International Film Festival, qui a Sesto Levante, continua la maratona di film e documentari che sono in corso di proiezione al Cinema Ariston di Sesto Levante. Conosciamo quindi i protagonisti, con noi abbiamo Marius Anderson, che ringrazio, regista di 40 Below, che è una gara davvero avvincente, un viaggio che però vorrei capire anche da dove è partito, una storia infatti molto interessante. Raccontiamo intanto da dove parte questo progetto e che cosa racconta. Among our documentaries in competitions, we have 40 Below. It's about a very interesting race, a very tough race. How did this project begin? How did the idea come to make this documentary? Yes, so it's about the toughest endurance race in the world, and they have 60 hours to complete 220 kilometers. And you can choose if you run, bike, or ski it, and it's all about finishing the race, not about winning. It's just about finishing and surviving. And some people hallucinate when they do the race. And when I first heard about the race, actually my father-in-law told me about the race, that two people from his company did the race, and after 50 hours into the race, they met another gentleman who was doing the race, and he said that he's seeing a dancing moose in front of him right now, and asked them if they also see it, and they said no, so he was clearly hallucinating. So when I found out that people do a race at 40 below temperatures, minus 40 Celsius, and it's so tough on their body and on their mind that they start hallucinating, that's what sparked the interest to me to make my first feature documentary about that. Questa 40 Below è la storia della gara più dura del mondo, perché 40 Below sta per meno 40, inteso proprio come temperatura in gradi, e è una gara così, così avvincente, così difficile, che l'obiettivo non è vincere ma è proprio arrivare alla fine. Queste persone hanno 60 ore per compiere più di 220 km con gli sci da fondo, oppure correndo o andando in bicicletta, quindi le temperature sono così, così forti che è una grande sfida anche a livello mentale. Molte persone iniziano ad avere delle allucinazioni, e l'idea gli è nata proprio perché due colleghi di suo suocero, che gli ha parlato di questa gara per la prima volta, hanno fatto questa gara e al 50° chilometro hanno incontrato un'altra persona che gli ha chiesto se aveva visto anche lui il muschio che ballava, e quindi ecco, questa idea di una gara così dura che porta a certi livelli lo ha appassionato molto. Questo documentario, quindi, oltre a raccontare quella che è una storia ovviamente vera e molto avvincente, secondo me dà anche quindi l'opportunità però di riflettere su tanti aspetti. Infatti ci si chiede già, a partire dal trailer, che cosa si può imparare da questi protagonisti rispetto alla vita e non solo. E allora qual è il messaggio che resta? So it's not only about the race, but also we can learn something from the people who choose to take part in such a race. Already from the trailer you can see, wow, what does motivate these people. So what is the message that this film can convey to us, apart from the sport and the challenge? Yes, without giving anything away from the storyline, I think what most people that watch it take away from it is that your body is capable of doing much, much more than most people initially think. So there's much more left in the tank of your body than you think. And it's just incredible, if you have a very strong mind, how much further you can go. Beh, sicuramente ci fa capire che il nostro corpo è capace di cose che potrebbero sembrare impensabili, quindi se eliminiamo i limiti che ci dà la nostra mente, il nostro corpo è capace di portarci anche oltre i limiti, ed è questo quello che possiamo vedere dall'esperienza di queste persone. Si va oltre i limiti anche nel fare queste produzioni. Come avete fatto a realizzarla? You have to cross some limits also producing such a movie. How was it to produce such a movie? How was it the shooting also? It was really crazy, to be honest. So I'm German, I'm from Germany. I moved to America 7 years ago, to Minnesota, to the state where the race takes place. And minus 40 degrees Celsius is even for me as a German, I've never experienced anything like that before. So it was really difficult to film this. So I'm the director, but I also filmed most of it myself. I'm also a cameraman.
And I just had to prepare really well and make sure to have enough jackets on, several layers of jackets. And one thing we did is we always had the batteries of our camera in our inner pockets. So I always thought, you know, if we keep the batteries close to us, at least our body will always have to stay warm. So that will help, because oftentimes what happened is we drove somewhere with a car, and then we got out of the car and had to walk maybe 20 minutes to get to the trail where they were running. And oftentimes very quickly our phone would just shut off. It was too cold for the iPhones. And that's when we knew this is a real adventure, also making the film. È stata un'avventura anche fare il film. Marius è tedesco, ma anche per un tedesco come lui, abituato al freddo, 40 gradi sotto zero sono davvero troppi. Se ne è reso conto quando 2 anni fa si è recato in Minnesota. Ed è stata veramente una sfida, perché molte volte arrivavano con la macchina fino a circa 20 chilometri dal percorso di questa gara, quindi dovevano camminare per 20 minuti nel freddo. Le batterie del telefono non reggevano, quindi tenevano le batterie molto vicino a loro e sotto i vari strati di giacche e di tessuto che servivano per proteggersi, e in questi momenti ha capito che sarebbe stata veramente una grande sfida anche soltanto muoversi in quel freddo, perché non è solo il produttore lui, ma ha anche girato molte delle scene, quindi l'ha vissuto in prima persona. Grazie ovviamente intanto a Valentina per darci come sempre una mano, grazie a Marius, e facciamo i nostri migliori auguri anche a lui, perché questa comunque è una competizione e quindi poi verrà decretato nella giornata di domenica il miglior documentario.